Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Ho appena finito di effettuare il montaggio di una delle registrazioni che ho effettuato con il professor Corrado Malanga. Ho anche delucidato al professore le mie ricerche e i miei test che sto facendo da molto tempo e che utilizzo un elettroencefalografo, un analizzatore di spettro e un misuratore di campo per vedere quali sono le frequenze che creano destabilizzazione fisiologica all'interno del nostro cervello, all'interno delle nostre frequenze armoniche. Abbiamo riscontrato che vengono disturbate le frequenze del sonno durante la notte e che veniamo sottoposti a una specie di elettroshock in alternata, che viene sparato di continuo sia attraverso i ripetitori radio, sia attraverso i satelliti, che sia attraverso le onde convogliate della corrente elettrica. E abbiamo riscontrato dai test che all'interno di una gabbia di Faraday queste anomalie scompaiono dal 50 all'80%. Parametro A, non c'è dubbio che i campi elettromagnetici pulsati, quindi non fissi, producono una variazione sulla pineale di trasferimento di serotonina e melatonina, e questo produce una serie di in cascata formazione di endorfine particolari, per cui il soggetto che ha questo tipo di operazione vede e si correla con l'universo esterno in un modo differente. Tutto ciò, quindi, che agisce con la ghiandola pineale con queste caratteristiche, sulla ghiandola pineale con queste caratteristiche, altera la capacità e la sensibilità di vedere auditivamente, cinestesicamente e visivamente il mondo che ti circonda. Cosa sono questi parametri che vengono dall'esterno? Potrebbe essere la domanda. Sono i campi elettromagnetici del mondo che ci circonda, sono tutto ciò che è volutamente spinto in quella direzione. Allora, in questo contesto bisogna dividere il fenomeno in due parti, cioè primo, sì, i campi elettrici, elettromagnetici che noi ci abbiamo, i telefonini, i cazzi vari, eccetera, eccetera, alterano sicuramente, sicuramente. Questa non c'è nessuna possibilità di dire che non è così. Gli esperimenti ci sono, quelli sono le interpretazioni, c'è poco da fare. Ma la maggior parte di questi esperimenti e di questi campi elettromagnetici non è che volutamente vuole che tu ti rincoglionisca. Volutamente non gliene può fregare di meno, per il semplice motivo fondamentale, cioè una specie di teorema di Bell. Il teorema è questo: non puoi morire perché sennò non mi compri più il telefonino, quindi io ti devo tenere in vita. Quando i fabbricanti di telefonini si sono resi conto di questo, hanno cominciato a provvedere perché i telefonini non facessero più male. Questo ci fa capire come per l'industria è importante che il consumatore rimanga vivo, scemo ma vivo. Invece c'è un altro aspetto della questione. Visto che questi fenomeni sono chiaramente utilizzabili per rincoglionire le persone, allora perché non farlo volutamente? Ma in questo contesto dove si deve andare a vedere? Beh, va bene, nel campo degli alieni si è capito che ci sono i microchip nel cranio e questi fanno proprio questo lavoro. Benissimo. Nel campo del sistema MK Ultra sicuramente io posso sparare un raggio, una emissione sonora di un certo tipo, un'onda, sull'esercito nemico, il quale esercito nemico diventerà coglione. Ma se uno pensa a utilizzare da un punto di vista militare questa cosa, si rende subito conto che non ha nessun senso. Perché? Perché le vere guerre, quelle che si vincono e si perdono, non quelle finte che si fanno con i soldati, Certo. quella è un'altra cosa. Le guerre vere, quelle che si vincono, non si fanno con i soldati, quindi non ha nessun senso creare un'arma che, sparata contro una moltitudine di soldati, te la rincoglionisca. Perché le guerre vere si fanno in un altro modo. Allora, il rincoglionimento, non serve per fare la guerra, ma serve solo per tenere la popolazione in uno stato di incoscienza.
2 più 2 fa 4, il ragionamento è quello, non c'è poco da fare. Allora, ce ne eravamo accorti anche noi, infatti, di questa cosa. Allora, da questo punto di vista, non so se è lecito ora poter discernere tra quello che noi abbiamo visto che fanno gli alieni e quello che supponiamo facciano gli alienati, cioè i nostri governanti. Quello che si può dire, che si può dimostrare sicuramente, è che nessuno può farti niente se la tua coscienza è sufficientemente elevata per comprendere che esiste questo fenomeno e per comprendere la natura. Te sei il creatore dell'universo, a te non ti fa niente nessuno, ma se te sei rincoglionito, allora ecco che questa fenomenologia ti può attaccare. Quindi non basta da questo punto di vista avere una ARP che ti spara delle onde che vengono poi rifratte nell'atmosfera, ti tornano giù e fanno qualcosa. Non basta, bisogna che ci sia dall'altra parte la televisione che ti rende scemo. Allora e solo dopo le onde ARP ti faranno qualcosa. Ecco, questo concetto fondamentale prevede che nel contesto in cui il potere ti vuole governare, deve prima di tutto, prima di fare qualsiasi cosa tecnica e scientifica, fare in modo che la tua consapevolezza non cresca. Il resto è facile, perché si fa con la tecnologia, ma prima devi vincere la consapevolezza, cioè la coscienza che è dentro di te. Però com'è che quando noi facciamo le analisi nella gabbia di Faraday o in stanze anicoiche, abbiamo notato che praticamente le persone migliorano proprio di umore? Non c'è ombra di dubbio, perché in ogni caso tutto quello che è onda elettromagnetica che produce questo tipo di operazioni non c'è più, e quindi la tua ghiandola pineale respira dell'aria buona, come per dire, cioè se ha bisogno di melatonina se la fa, se ha bisogno di serotonina se la fa. No che se non hai bisogno, la ghiandola pineale viene pompata a farla lo stesso. Certo, è il corpo che automaticamente, come se si difende anche da questi attacchi, perché piano piano il cervello incomincia ad avere dei disturbi e dice: ma perché io sento questo malessere? E il corpo dice: e non riesco a toglierlo questo malessere. Noi abbiamo persone che non dormono più, abbiamo fatto con l'elettroencefalografo delle analisi durante la notte, non scendono più nell'ora REM, non riescono più a scendere nel sonno profondo, e noi abbiamo detto: voi state in dormiveglia e durante il giorno entrate in narcolessia, in ipnosi, e vedete allucinazioni, sentono i suoni. Certo. Ci sono dei lavori di un signore che si chiama McNally, che ha studiato questo tipo di cosa, e un altro signore che si chiama Persinger. Però questo signore che si chiama Persinger, che ha scritto una trentina di lavori, ed è un neurofisiologo che ha lavorato per la Marina americana e per l'Università canadese, mentre McNally è un professore dell'Harvard University, hanno scritto dei libri, loro anche studenti, cercando di dimostrare che se tu dormi vicino a un filo della corrente elettrica sogni la Madonna che ti viene a prendere, oppure i piccoli grigi che servono a fare qualcosa. Quindi in realtà non è così, ma è anche così, cioè come si fa a rendere una cosa una bugia vera? La bugia deve essere più simile alla realtà possibile, perché allora diventa indistinguibile dalla realtà se non sotto un attento esame, e quindi diventa vera. Per cui cosa si fa con i crop circle? Si costruisce davanti ai crop circle 60 crop circle finti, così tu non riesci più a distinguere quello finto da quello vero. Cosa si fa nel caso di Ustica? Si tirano fuori 60 teorie differenti, così te alla fine non ci capisci più niente. O con il caso di Roswell, dell'abbattimento dell'UFO famoso di Roswell. Quindi la verità non può essere nascosta, cioè non detta, deve essere nascosta tra mille bugie,
perché quello è il sistema di internet. Su internet c'è scritto tutto, solo vai a cercare a capire te qual è quella vera e quella falsa, diventa un casino. Allora, per esempio, nel caso delle radiazioni elettromagnetiche si comprende esattamente come c'è scritto tutto e il contrario di tutto, ma da un attento esame della letteratura si vede che il campo magnetico fisso non fa niente, è la variazione di campo magnetico che produce il casino sulla ghiandola pineale. È vero, è vero. Ma queste variazioni del fatto delle frequenze della risonanza di Schumann, della fondamentale, che diventano quasi simili alle frequenze cerebrali, c'è un'interazione, secondo lei? Certo che c'è un'interazione. L'interazione è dovuta al fatto che la fisica quantistica dimostra che c'è un entanglement tra tutto. Cioè, anche se uno mi sta pisciando in Alaska, in questo istante io sono interagito con lui. È... Da questo punto di vista è chiaro che io, siccome sono una lunghezza d'onda, sono una vibrazione, sono un seno di omega t più fi, e mi mettono in un campo in cui c'è una portante, la mia portante nel bene e nel male mi può fortemente interagire o debolmente interagire con me, dipende dalla mia onda e dalla sua onda, se hanno cioè energie comparabili, cioè se sono tutte e due hard o tutte e due soft, si direbbe, perché se una è hard e l'altra è soft non si vede granché. Ecco, è evidente che quindi, siccome le energie che noi che mettiamo in gioco nel nostro universo sono comparabili, e in che modo sono comparabili? Perché influiscono soprattutto con le loro armoniche con le energie delle cellule, sostanzialmente. Quindi perché un'onda elettromagnetica dovrebbe provocare il cancro, no? Perché provoca il cancro? Provoca semplicemente il cancro perché un'onda elettromagnetica è un'oscillazione. L'oscillazione o una sua sottoarmonica produce una vibrazione del legame carbonio-idrogeno, e invece di farlo vibrare così lo fa vibrare più lentamente. Questo vuol dire che la velocità di reazione di quella molecola cambia. Cambiando la velocità di reazione cambiano le possibilità di reazioni. Alcune diventano velocissime, alcune diventano lenti. Quindi, per esempio, il processo cancerogeno tumorale che noi abbiamo sempre nel nostro corpo in continuazione diventa veloce rispetto a quando era prima, invece era lento e poteva essere combattuto dal sistema immunitario del corpo. Facile. Quindi è evidente che le cose stanno in questa cosa qui. Però bisogna dividere i cattivi dai cattivissimi. I cattivi sono quelli che ti vogliono vendere un prodotto, il telefonino, che se ne strafottono sostanzialmente di te. Magari te puoi anche avere il tumore, basta che compri il telefonino. Anzi, se ne compri due o tre è meglio. E l'altro che invece vuol mantenere la popolazione sotto un suo controllo preciso e che quindi lo fa deliberatamente. Questi due aspetti si sommano tra di loro e la popolazione non ci capisce più niente. Perché noi abbiamo fatto un test in ipnosi e abbiamo visto che questa ragazza, attraverso sempre l'elettroencefalografo, e noi abbiamo detto: ma com'è possibile, scusa, le stesse frequenze dell'ipnosi ce l'hai mentre cammini per strada? Dopo, la ragazza, quando è entrata in ipnosi, incominciava a vedere o a sentire degli anomali suoni, degli anomali rumori, addirittura sentiva rumori delle sirene dentro al cervello, sentiva persone che parlavano ma non c'era nessuno a fianco. Ovviamente è come il fatto, io sto in chiesa, sento le voci e dico: ah, è la Madonna, è il diavolo. Oppure sto in un cimitero e dico: oddio, sono i morti. Dunque, qui si apre però un aspetto un po' diverso della questione, perché l'ipnosi, secondo le ultime mie idee, ovviamente, che sono legate a una ipnosi quantica, cioè alla quantistica applicata all'ambiente dell'ipnosi, siccome la quantistica prevede che non esiste lo spazio e non esiste il tempo, in uno stato di ipnosi profondo il soggetto è atemporale, quindi da quel punto di vista può sentire, percepire tutto ciò che accade in un unico spazio e in un unico tempo. In quel contesto amplifica la sua percezione, non la riduce, e se questo tipo di percezione non è rediretta, polarizzata, a fargli vedere un solo evento, questa mi vede tutto contemporaneamente e non ci capisce più niente. In quel contesto il cervello, che è un pezzo di carne, che non ha niente a che fare con la mente, funziona come una macchinetta ed emette delle frequenze.
Quindi, se io prendo un oscillatore esterno, pompo su questo cervello quelle stesse frequenze che sono quelle che poi mi fanno in ipnosi vedere le cose, io ottengo gli stessi risultati. Quindi con un generatore di frequenze? Assolutamente, perché il cervello è un apparecchio che serve per fare determinate cose. Facciamo finta che il cervello sia un apparecchio che serve per illuminare, cioè una pila elettrica. Illuminare vuol dire guardare, vedere, comprendere, capire, un po' archetipicamente. Durante l'ipnosi la mia consapevolezza e la mia coscienza accende il cervello e il cervello vede le cose. Durante invece un'esperienza di altro tipo, dove tu vieni indotto da una macchina esterna, la macchina esterna produce l'accensione della lampadina senza che la tua coscienza abbia voluto farlo, perché il cervello è un pezzo di carne che appartiene, che te utilizzi, ma come lo utilizzi te? Perché è il tuo contenitore, se non ci stai attento te lo utilizza qualcun altro. Tu non sei il cervello, sei la mente. È vero, infatti dai studi che noi abbiamo fatto la gente è anche un po' suggestionata dagli avvenimenti che gli avvengono intorno, infatti noi cerchiamo di tranquillizzarli perché giustamente loro dicono: oddio, sento questa voce, ma da che cosa proviene? E poi si accorgono dentro la gabbia di Faraday non sentono più la voce, oppure sentono determinate frequenze o determinate suoni invece che altri. Addirittura sto facendo un progetto di come creare delle case antiradiazioni con dei relè che bloccano la corrente elettrica. Ecco, qui c'è un aspetto fondamentale che varrebbe la pena di sottolineare, perché questa potrebbe rivelarsi una battaglia ma persa, cioè molto difficile. In questo senso, riuscire a togliere tutte le radiazioni, togliere tutti gli effetti elettromagnetici, togliere tutte le impurezze, togliere tutti i transgenici, togliere tutto è una battaglia che si può fare, ma ha una caratteristica fondamentale di partenza, cioè la creazione per difendersi di una serie di barriere. Allora, dal mio punto di vista, si potrebbe dimostrare con un teorema fisico che la creazione di barriere produce sempre un'altra barriera. E non solo, ma la creazione di barriere ti fa vivere in un modo non armonico. Allora, se invece di affrontare il problema con la creazione di barriere, cioè io mi difendo in qualche modo da te, la mia coscienza comprende che te che mi stai attaccando altro non sei che uno specchio della mia consapevolezza e mi stai dimostrando che dentro di me c'è qualcosa che non va, curo me stesso, non ho più barriere e l'altro non mi si presenterà più. Cioè, in altre parole, per cambiare bisogna cambiare la società, ma per cambiare la società bisogna cambiare l'individuo, ma per cambiare l'individuo ci vuole la consapevolezza e la coscienza di sé, non un'armatura che ti difenda dagli altri. Nell'istante in cui te sei cosciente e consapevole di tutto nel modo migliore, non c'è più nessun inquinamento. Sì, infatti è vero, infatti è anche suggestione tante volte, perché sentono patologie che gli vengono dette. Magari uno dice: se ti avvicini vicino a quella centrale elettrica hai più disturbi, e loro quando perché, si avvicinano... Perché, certo, questo per un motivo fondamentale, che siccome noi siamo uno e quindi l'altro non è un altro, non è il nemico, ma è quella parte di me che ha una consapevolezza differente, e siccome noi siamo i creatori del nostro universo, noi ci creiamo il nostro universo, quindi non è che io vedo un'allucinazione che non c'è, non esistono allucinazioni, io creo l'universo perché credo che ci sia la Madonna da vedere, la vedo la Madonna perché lo creo così io, quindi non è che c'è una persona che vede bene e una persona che vede male, ognuno vede l'universo che si è creato, ma allora perché ognuno si crei un universo coerente con gli altri, l'unica possibilità è che tutti si creino lo stesso universo. E come si fa questo? Siccome la creazione dipende dalla consapevolezza che hai, quando tutti avranno raggiunto la stessa consapevolezza, tutti vedranno le stesse cose. Ma magari che tutti vedano le stesse identiche cose. E mi ricordo su un'altra sua intervista, lei disse: se non c'è un rincoglionimento di massa, non voteresti questo, non voteresti quest'altro. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. E
io comprendo anche come sia non facile dimostrare all'altro questa cosa, perché l'altro, siccome ha una consapevolezza di te differente, vede comunque il mondo diverso. Facciamo un esempio semplice: quante volte sarà successo, a me è successo tante volte, di scrivere una frase e dire, per esempio, questa pallina è rossa, e il soggetto un giorno mi risponde e mi dice: siccome te hai detto che quella pallina era blu, io ho detto no, guarda che io ho scritto questa pallina è rossa. No, no, c'è scritto così, questo vuol dire blu. Cioè, lui, a seconda della sua consapevolezza, vede la mia realtà in un modo differente. Vero, la realtà distorta che ci circonda, praticamente. Quindi, per esempio, D'Alema, che io giudico un cretino, disse che Gesù Cristo era il primo comunista. Questo, in questa frase c'è una ignoranza totale della storia, della religione, della politica, che è allucinante. Sì, infatti, per me, tante volte, col fatto delle scie chimiche, col fatto delle radiazioni elettromagnetiche, col fatto dei farmaci, dei vaccini, l'acqua che viene inquinata, fanno calcificare la pineale attraverso sostanze che vengono messe anche nell'acqua, oppure all'interno delle scie chimiche o tanto altro. Proviamo a vedere il fenomeno da un altro punto di vista. Vediamo questo fenomeno in questo modo. Quello che ci accade è semplicemente quello che noi stessi abbiamo deciso che ci debba accadere, perché noi ci costruiamo una realtà virtuale che è quella che noi vogliamo vedere. Quindi, se qualcun altro mi calcifica la pineale, la colpa è mia. Perché se io avessi consapevolezza di me, non me la faccio calcificare la pineale. Però tanta gente non sa manco di queste cose, cioè vivono in un mondo... Esatto, e dov'è l'errore, secondo me, l'errore sperimentale? L'errore è quello di diventare il paladino della difesa degli altri e dire: guardate, vi sta succedendo questo, non fate così, così e così, vi propongo delle nuove ricette. No, non serve, perché lo scemo rimane scemo. A meno che non diventi intelligente, ma per i cazzi suoi, cioè perché lui ha fatto il processo di consapevolezza. Perché te, per quanto tu possa in qualche modo sacrificare la tua vita per gli altri e per fargli capire come stanno le cose, non ce la farai mai. Sì, perché troppa gente che tutti pensano in un modo differente e tutti ragionano nel modo loro, cioè anche uno gli spiega una determinata cosa, il giorno dopo la rifanno a modo loro. Quindi, per esempio, è inutile che Berlusconi tenti di convincere, e infatti così succede, Renzi, o Renzi tenti di convincere Berlusconi, perché nessuno dei due sarà mai convinto, perché ognuno ha una visione, una consapevolezza della realtà differente. Ma si scopre qualcosa di ancora più interessante, che Renzi e Berlusconi la pensano esattamente nello stesso modo. Sì. Poi, tra, come si dice, tra cani non si mozzicano. Non si mordono, certo. Ma avevo letto su una sua ricerca che parlava della frequenza dei 50 Hz che veniva sparata all'interno di una stanza, sì, perché le persone avevano, sì, delle patologie. Sì, sì. Questo è un esperimento che è stato fatto diversi anni fa qui all'Università di Pisa, ma ne stanno facendo tantissimi di questo tipo, voglio dire. E si avevano, dagli articoli letti, pubblicati su riviste scientifiche di neurofisiologia, fenomeni di analgesia dentale, disorientamento spazio-temporale, per cui i soggetti non si ricordavano, non sapevano più dove erano. E se uno, io tirai fuori quell'esempio perché era lo stesso fenomeno che accade all'addotto quando sente il rumore nell'orecchio, fischio forte, e subito dopo accade l'adduzione. Ma lui perde coscienza di sé, memoria, non sa più dov'è, non sa quanti secondi sono passati, non sa più niente. Quindi è la teoria anche di utilizzo di una tecnologia anche ipnotica per la destabilizzazione cerebrale, per cambiare i nostri ragionamenti anche. Va tenuto presente una cosa fondamentale: l'ipnosi te la puoi fare su un soggetto che accetta il tuo intervento, perché se no te in ipnosi non ci metti nessuno. Questo, in termini tecnici, Erickson diceva perché non si può fare, perché tutti i ribelli, sai inconsciamente che l'altro ti sta prevaricando e quindi non ce la farà mai. In realtà è la tua consapevolezza
che decide se tu devi entrare in ipnosi oppure no, cioè ti devi concedere all'altro oppure no. Se te hai una consapevolezza di te, nessuno ti metterà mai in uno stato ipnotico, ma se tu credi che non ci sia nulla di male, tu decidi di entrare nello stato ipnotico, non è l'ipnologo che ti mette in ipnosi. Certo, infatti la gente questo non lo capisce e tante volte entrano in dormiveglia durante la notte e pensano che sono entrati gli alieni, che sono diventati addotti, che hanno persone vicino che li toccano, oppure mentre sentono le voci, tante di queste persone sentono le voci di parenti, di amici, di persone vicine. Noi abbiamo spiegato che anche la narcolessia ti fa sognare ad occhi aperti e di stare tranquilli quando accadono queste cose. L'unico problema è che tanti pensano che la loro vita è finita, che la loro vita sia distrutta. Ah, c'è un solo modo per superare questo problema: far capire alla gente, per quanto possa essere possibile, che loro sono i fautori della loro vita. Quindi se loro sono nella merda è perché hanno deciso di esserlo, perché se no nella merda non ti ci mette nessuno. Facciamo un esempio popolare. Come si dice, tutte quelle operazioni tese a fare il malocchio, quella donna mi ha fatto il malocchio, da quando ha pensato contro di me a me mi va tutto male. Ecco, ti va tutto male perché tu pensi che quella donna abbia un potere su di te, che ce l'ha semplicemente perché te pensi questo, perché nell'istante in cui dici vaffanculo, il malocchio non ce l'hai più. Cioè il malocchio esiste, è reale, è vero, è qualcosa di negativo che viene contro di te, ma semplicemente perché te glielo permetti, e glielo permetti solo perché credi che quell'altro sia più forte di te. Ma quando mai? Quell'altro non è più forte di te, quell'altro è sei te, c'è una parte di consapevolezza diversa, ma sei te. E pensi, ma andate a fanculo tutti, le tasse non le paghi più, e scopri che non c'è nessuno che ti dice niente. È vero. Cioè, te sei sempre il responsabile della tua vita. È vero. È come se vogliono portare la popolazione a pensare solo in un determinato modo. Questo si chiama processo di globalizzazione ed è in atto da quando esistono gli dèi. La religione è il primo momento sistemico di globalizzazione. Tutti devono pensarla in uno stesso modo e adorare gli stessi dèi, se no non ci mettiamo d'accordo. Dopodiché, dopo che tutti abbiano votato per lo stesso partito, che ce n'è uno solo, che abbiano adorato gli stessi dèi, che ce n'è uno solo, allora arrivano gli dèi e scendono sulla terra. Non prima, perché prima ci sarebbero due fazioni. Ammetti che i comunisti sono miscredenti e gli americani sono cattolici. Arrivano gli dèi che fanno vedere che sono cattolici e i comunisti si incazzano, succede casino, si perdono le vite umane, si perdono delle mucche da mungere. Allora prima bisogna far diventare comunisti e americani tutti uguali, poi arrivano gli dèi che sono d'accordo e quindi non c'è nessuna guerra, perché la guerra non è necessaria, la guerra ti fa morire le mucche da mungere. L'alieno non è scemo, il padrone, l'alienato, sa che se distrugge e uccide i propri sudditi, nessuno gli farà più da mangiare. È vero. Ma dalle sue ricerche relative al fatto degli uditori di voci, degli addotti, lei pensa che un alieno possa venire sulla Terra e dare fastidio a queste persone? Oppure potrebbe essere anche una sorta di tecnologia che crea questa suggestione per creare l'alibi? Da questo punto di vista, questa è una teoria che è proprio la teoria di Persinger, o la teoria di McNeil al massimo, di Persinger di più, cioè è la teoria dei disinformatori americani, i quali ti dicono no, gli alieni ci sono e sono buoni, quelli che fanno i rapimenti sono i militari cattivi. Ed è un tentativo di depistare l'attenzione sul fatto che gli alieni ormai ci hanno completamente massacrato. In realtà, ahimè, al di là di tutte queste operazioni, ci rimane comunque la fondamentale analisi della percentuale isotopica differente, cioè i microchip sono fatti di roba che non viene da qui, e su questo non c'è un breve dubbio. Certo. Va bene.
Dalle sue ultime ricerche relative ai campi elettromagnetici o relative a queste presunte armi o tecnologie che vengono utilizzate attraverso i satelliti spia o attraverso le scie chimiche, avete riscontrato qualcosa di tutte le notizie che si dicono tramite la rete? In che campo? Sia nel campo di patologie relative alle scie chimiche, che sia nel campo in arma d'energia diretta e patologia dell'arma d'energia diretta. No, io credo quello che si evince che si evinceva dai risultati delle ipnosi regressive condotte sui soggetti addotti, si evinceva che i militari avevano una tecnologia che permetteva di viaggiare nello spazio-tempo e quindi con tecnologie estremamente raffinate e anche non tanto come quelle aliene, ma parecchio raffinate, potevano utilizzare viaggi spazio-temporali per governare e per tentare di modificare l'attuale presente per ottenere un futuro differente. In questo contesto, la manipolazione delle linee spazio-temporali avevano come scopo l'utilizzo della parte animica, cioè di quella parte animica che si perde quando il soggetto muore. In futuro si vedevano descritte delle macchine bioniche dentro le quali c'era una parte animica che non era consapevole e cosciente di quello che succedeva, ma che veniva quindi attraverso questa macchina bionica utilizzata sia perché la macchina bionica faceva delle cose, sia perché l'energia interna era ancora lì e poteva essere utilizzata. Ho capito. Avrà delle nuove ricerche da fare in questi giorni? Sto finendo di mettere insieme la bibliografia per scrivere l'ultimo articolo che devo scrivere, che sarà Evideon 3, dove faccio vedere come la presenza del fotone e dell'antifotone entangled tra di loro, cioè intimamente legati tra di loro, ha mostrato solamente una parte dell'universo, mentre l'altra parte dell'universo, da un punto di vista quantistico, matematico e fisico perfettamente correlata, è legata al fatto che non esiste nessun principio di indeterminazione di Heisenberg, ma la presenza dell'indeterminazione di Heisenberg dipende dalla mancanza della nostra consapevolezza. E di come l'universo sia veramente olografico e virtuale e di come noi si sia i creatori di questo universo che esiste solo nel presente, dove non c'è il passato e non c'è il futuro, dove il paradosso di Hilbert non ha più senso, dove la disuguaglianza di Bell è un matematico che a un certo punto ha detto che certi parametri devono essere collegati tra di loro, entangled, come dicono gli americani, insomma, correlati tra di loro. Quindi se io faccio la misura da qualche parte su una certa cosa, questa misura mi influenza sicuramente in qualche modo un'altra cosa, ma giunge a dire che questo è vero solamente nella realtà reale, ma nella realtà quantistica questa disuguaglianza di Bell non è correlata. Io credo di aver trovato anche il perché in realtà è correlata, ma è correlata solo se il fotone non viene visto come un oggetto, ma come due oggetti insieme, che sono il fotone e l'antifotone. Allora in quel contesto il paradigma di Bell cade, o meglio, regge anche nella fisica quantistica. Quindi è la matematica, è la fisica che ci dice che esiste l'antifotone, non è che sono io che mi sono svegliato una notte, solo che, poverini, i fisici non l'hanno capito, o meglio non l'hanno voluto capire, perché nell'equazione di Schrödinger c'è una radice quadrata. La radice quadrata a un certo punto, come nella formula di Gordon Klein, per chi è un fisico sa di che cosa sto parlando, la radice quadrata prevede per i bosoni, i fotoni sono bosoni, due soluzioni, perché quattro è uguale a 2 per 2 oppure a meno 2 per meno 2, il che vuol dire che per Gordon Klein avrebbero dovuto esistere due cose, cioè la funzione d'onda del fotone e la funzione d'onda dell'antifotone con un'energia negativa che andava indietro nel tempo. Invece Gordon e Klein hanno detto
però insomma il risultato negativo non ne teniamo conto perché non ha nessun significato, e così si sono tagliate le palle da soli. Certo. Che cosa ne pensa del progetto MK Ultra e delle diciamo delle loro forme di stato di ipnosi che potrebbe essere utilizzato anche per creare una sorta di criminalità, una sorta di manciuriano? Le carte sembrano identificate col Freedom of Information Act americano, cioè con quella legge che ti dice che se te hai le coordinate di un documento segreto ne puoi chiedere la declassificazione. Gli americani ti danno la declassificazione, cioè ti danno il documento ma tutto dipinto di nero, quindi tecnicamente hanno trovato il sistema comunque per non farti vedere le cose. Bene, da alcune di queste carte comunque si evince che la ricerca del mind control MK Ultra è terminato da tempo. Perché? E io credo che sia abbastanza vero, perché uno potrebbe pensare: no, ti faccio un documento finto, faccio credere che sia vero, faccio credere che sia classificato e faccio finta di averlo trovato, perché gli americani funzionano così, sono dei bambini in questo, giocano. Così tu trovi questo documento che era segreto, lo tiri fuori e dici: vedi gli americani, l'MK Ultra, quindi in realtà fanno vedere che non c'è più, ma in realtà continua. Ecco, io credo che sia veramente terminato il sistema MK Ultra, perché gli americani, anche se sono solitamente abbastanza poco coscienti di sé, abbiano capito che quella non è la strada. Cioè, sì, si può tentare di mettere in ipnosi una spia russa per fargli fare chissà che cosa, si può tentare di mettergli un microchip nel cervello per fare il controllo della consapevolezza e della coscienza, cosa che hanno tentato, ci sono i brevetti su internet, ma hanno già capito che non si può fare niente, perché la coscienza te ce l'hai, te la tieni e nessuno te la toglie, mai, mai. È vero, è vero, è vero. Io a questo punto la ringrazio di nulla per questa sua spiegazione molto tecnica e spero di risentirla oppure di avere la possibilità di effettuare delle ricerche oppure delle analisi insieme, sia da Roma che dal posto dove sta lei o dall'università dove sta lei. Io dico questo, io dunque a ottobre del 2017 mi sembra, vado in pensione, o del 2016, vado in pensione, finisco di scrivere l'ultimo articolo e video e poi non mi vedete più perché me ne vado fuori dall'Europa. Allora la devo sfruttare prima che va in pensione, per quanto possibile sia. Va bene, la ringrazio tantissimo, di nulla, spero di nulla. Risentirla presto. A presto, arrivederci. Amici, abbiamo finito la terza parte ed ultima parte della prima intervista radio web che ho fatto sulla mia radio Spreaker Emiliano Babilonia, e l'intervista l'ho anche pubblicata sul mio canale di YouTube Angeli Custodi MK Ultra Italia. Come potete vedere, le mie ricerche, che delucido anche a molti esperti come il professor Corrado Malanga, i miei test che effettuo con un elettroencefalografo, con un misuratore di campo, con un analizzatore di spettro e un generatore di frequenze, anche in gabbia di Faraday o camera anecoica, arrivano a un risultato, e finora le mie ricerche sono riuscite ad arrivare a un punto plausibile che fa capire che l'interazione della frequenza della corrente alternata o delle frequenze di impulso sparate nel cervello sul nostro corpo, sia attraverso i condotti uditivi, sia attraverso le frequenze cromatiche all'interno degli occhi, e sia all'interno delle frequenze transcraniche sparate dei campi elettromagnetici nel cervello, creano una sorta di ipnosi, narcolessia e blocco e rallentamento
delle capacità cerebrali. È come se dormiamo ad occhi aperti. Un saluto amici da Emiliano Babilonia.